hanno amici, ma quali giochi possono fregiarsi di avere l'italiano? Pochissimi. Ed uno di questi è proprio il nostro gioco di oggi. Iniziamo il gioco. Crime Scene Cleaner, ovvero un gioco in cui noi puliremo delle scene del delitto. Purtroppo è solo una demo. Categoria a posto, grazie mille. Purtroppo è solo una demo, quindi puliremo molto poco. Però mi tolgo questa perché non siamo più delle parrucchiere, quindi va bene lo stesso. Sto laggando? Sì, sto laggando. Maronna mia, ma perché mi lagga sempre Nvidia ogni volta? È sempre un bordello con Nvidia. Voilà! Adesso non dovrei laggare più. Ditemi se sono fica, ma soprattutto scrivetemi Peloponneso in chat, perché così almeno riesco a capire. Ciao Reyel! Riesco a capire se funziona o no. Caro giocatore, benvenuto nella versione demo di Crime Scene Cleaner. Grazie per aver deciso di provare il nostro giuoco. Questa build ti permetterà di sperimentare le affascinanti sfaccettature del lavoro di un pulitore di scene del crimine, con alcune delle funzionalità, ma non tutte, del gioco completo. Sì, ma la musica sembra da sesso. Peloponneso, si vede? Tutto a posto, vi vedo, pelo nel naso. Ehi, fermi con i peli. Dai, sembra però l'incipit di un gioco porno. In questo modo puoi vedere se Crime Scene Cleaner fa al caso tuo. Tieni presente che non è un prodotto finito, è solo un'anteprima del gioco, che è ancora in fase di sviluppo. Potrebbero apparire alcuni bug durante la tua partita, quindi ti saremmo molto grati se ce li segnalassi tramite Steam, Discord, eccetera. Aspettiamo i tuoi commenti. Scusatemi, è che mi viene la musica, la voce da sesso. Non riesco. Mi viene la voce da sesso. Sembra un gioco di sesso. Per rimanere aggiornato sul gioco, non dimenticare di aggiungere Crime Scene Cleaner alla tua lista dei desideri. Ci aiuta molto a sviluppare ulteriormente il gioco, quindi è anche un modo per supportare il nostro duro lavoro. Divertiti al massimo con il gioco. Al massimo, che bello. Madonna mia, quanta grafica. Qualche vedova da consolare la trovi? Cosa, Katia? Che vuoi? Ciao, nerd sbagliati. Non so perché mi viene voglia di fare l'abbonamento annuale ora. Sporcaccioni. Io lo so che siete tutti porci, e quindi è inutile che fate. Nuovo gioco, vai. Wow. Una villa di lusso. Qualcuno bussa. È aperto, entra pure. Hi, is Mark back home already? Mark è tornato a casa? Dovrebbe essere qui tra qualche minuto. Do you want something to drink? Vuoi qualcosa da bere mentre aspetti? No, thanks. Oh no! Addirittura sta sblurrando. Ehi, va. Ma che assassinio! Che assassinio è? Mamma, cos'è quel rumore giù? No, avevo una figlia! E noi abbiamo dei peli, invece. Oh, buongiornissimo caffè, amici. Buongiorno, Finenza. Chi è? Dov'è il mio telefono? Oh, comunque, che ci faccio di casa? Mi devo mettere a pulire i go. Oddio, ma questa è mia moglie. No, non lo voglio prendere a pugni, amici. Scusatemi, sto morendo di starnuto. Ma dorme con i guanti? Eh sì, perché gli piace dormire pulito. Quanto va veloce. Sì, noi corriamo, guarda lì. Corriamo veramente tanti. Ma è un cane piccolissimo. Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. Non è un momento per una passeggiata. Raga, io però devo abbassare tutto. Aspetta, ciao Giallo, buon pomeriggio. Devo rispondere prima al telefono però. Pronto? Ho bisogno dei tuoi servizi, uomo. Quel bastardo aveva una relazione con mia moglie, quindi ho appena eliminato lui e tutta la sua famiglia. Il problema è che non ho pensato bene alle conseguenze, quindi dovrei anche eliminare i formati di sorveglianza. Ero l'indirizzo via email. Devo solo liberare qualcosa. Duty calls. Il cane si chiama Dexter. Ciao Giallo, ciao Noemi. Amen. Cerca i tuoi attrezzi e raccogli i tuoi attrezzi. Posso dire che comunque Tengnash fa cimma di ca. Ah, ma quindi io non so. Mettiamoci medi. Io voglio essere una persona molto media. Pronto? Sono rotta? Ok, forse funziona un po' meglio, perché OBS mi si è bloccato totalmente. Che menu professionale.
Ma posso dire che è troppo bella questa casa. Voglio. Io pensavo di essere una polizia di persone. Di persone poliziesche. Ciao Adele! È diventata blu, signorina! Sono sempre stata blu. Ma perché di solito mi vedevate in qualche colore diverso? Il gioco si chiama Crime Scene Cleaner. Ma posso accendere tutto, raga, è bellissimo. È tipo Ris. No, invece io lavoro per la mafia. Perché gli assassini fanno gli assassini e io ho i superpoteri a quanto pare. Wow, hai i superpoteri. Se invece tengo premuto lo lancio. No! Maronna, l'avevo appena comprato! E vaffanculo! No, e mo chi glielo dice a mia moglie? E vabbè, non fa niente, raga. Scusate, lo ricompro. Ho la telecinesi, sì. Tiè, mettiamo tutto qua. Ma io dovevo pure lavare i piatti. Posso lavare i piatti? Vabbè, lo lascio qui, dai. Posso almeno versare qualcosa. Se è viva tua moglie. Ah, cazzo, è vero. Credo che mia moglie sia morta. Porca miseria, abbiamo già rotto tutto. Allora, posso vedere qualcosa? Voglio controllare tutto in questa casa. Voglio toccare qualsiasi cosa che si può toccare. Tipo, questa me. Vabbè, non è che posso fare casino, però. Vediamo un po' se posso. Ok, questo lo devo prendere. Tieni premuto. Ok, raccolto. Ma mi lagga, raga. Per qualche strano motivo mi lagga. Voi lo vedete laggare? Perché mi lagga tantissimo. No, voglio fare una cosa, scusatemi, aspettate un attimo. Vuoi salvare le modifiche? Sì, salvami le modifiche. Ok, scusatemi. No, perché devo uscire. Fatemi uscire un attimo. Voglio provare a mettere su control panel di Nvidia. Voglio provare a mettere un attimo gli FPS. Ciao Pancri! Non mi pare laghi. Non ho capito perché, a me lagga da tantissimo. Sta laggando un botto proprio. Proviamo a vedere un attimo se faccio così. Lo riavvio un secondo, fermi. Perché sono un gioco russo. E quando i giochi sono russi è sempre un casino. Non lo so, i russi li fanno lagganti i giochi. Ciao Gretesse! Buon pomeriggio! Grazie mille, Ventornaus per 18 mesi nel fantastico mondo dei Peps. Dove si mette? Ok. Questo messo, applichiamo. Fammi vedere se adesso lagga di meno. Ti prego, lagga di meno. Perché già ho perso la frenzola. Non posso perdere anche questo gioco. Se mi fate perdere anche questo gioco. 2 anni sono 24 mesi, non 18. Sì. Spè, riproviamo. Ma devo farmi tutta l'intro. Ma vaffanculo, che sfacciaima. Ciao Vane, buon pomeriggio. Ciao Kait, buon pomeriggio. Vabbè, questa la saltiamo, che tanto non ci serve. E voilà. Adesso dovrebbe laggare di meno. Ok, raga, non lagga più. Sì, dovevo smaneggiare con il control panel. Dovevo smaneggiare con il control panel. Ciao, piccolo cane, arrivo subito. Sì, ciao. Ma io posso fare di tutto. Guarda lì che bello. Voglio il cane io. Tra l'altro è piccolo piccolo. Proprio un cane minù. O sono io che sono gigante? Dovevo bloccare gli FPS, sì. Ok, recuperiamo i miei attrezzi del mestiere e si va subito a lavorare, come se non ci fosse un domani. Anzi, il domani per noi ci sarà. Per chi non c'è, è la vittima del caso di omicidio. Dove Elena, trovo le mie she's still in the cose? hospital. Elena è ancora in ospedale. Oh no, ma ho una figlia in ospedale. Che bad boy sono con questi guanti. Raga, devo andare a pulire un crimine. E io come lo trovo? Madonna mia, ma che cacchio di posto è? Ma che cacchio di cosa è? Ma come, ma che sto facendo? Ma che schifo di casa qua? No, rivoglio la mia casa bella. Questa casa è brutta. Questa parte di casa non mi piace. No, questa qua non ci sta niente. Qua non ci sta niente. Possiamo chiudere. Andiamo a vedere se magari giù, forse. Voilà. Ah, i miei attrezzi del mestiere. Tutta la roba per pulire. Possiamo anche leggere una lettera. È bello sapere che non tutti pensano che io sia un perdente. E come la leggo? Signor Kowalski, ero il ragazzo che ha sorpreso a fumare crack nel bagno 3 anni fa. Wow. Ciao Freddy!
Perché questo in casa sua dovrebbe portare i guanti? È perché vai a pulire le macchie altrui. Non sai mai dove potrebbero capitare quelle macchie. Non solo non mi ha denunciato al preside, ma ha anche detto qualcosa del tipo: la vita è spesso miserabile, ma le droghe la rendono migliore solo per un momento e a lungo andare non ne vale la pena. È grazie a lei che sono andato in riabilitazione. Ha funzionato, ora sono pulito. Quindi grazie. Lei era l'adulto più figo nella nostra scuola, spero che lo sappia ormai. Tutto il meglio, Erika. Ah, noi facevamo il bidello. Wow, eravamo anche un bidello che non ti faceva drogare. Mica, mica da poco. Bravo. Ciao, your girl! Beh, bello, mi piace questa storia. E io devo recuperare altro, amici? Credo di no. No, devo trovare altri attrezzi che stanno lì. Dove cazzo è questa cosa? Forse fuori? Proviamo a uscire fuori dall'appartamento. Ah ah! Eccoli qui. Preso tutto. Vai, sono pronta per andare a fare le pulizie. Sono pronta per andare a fare le pulizie. Noi ci troviamo qui. Dobbiamo andare a casa di Mr. White. Ma come mi costa 10.000 dollari? Ma 10.000 dollari nel senso che mi pagano, giusto? Ciao Francesco! Ma 10.000 dollari nel senso che mi pagano, raga? Un mafioso impulsivo ha ucciso un gruppo di persone in una villa di un ricco. Così, generico. È uno che ha ucciso. Va bene, ha lasciato 5 cadaveri e molte prove sul posto. Devo pulire il suo casino prima che arrivino lo zio. Cazzo, ma quindi noi puliamo prima che li sgamino? Ma così funziona la malavita? Ma non lo sapevo mica. Ciao Federico, iniziamo la missione. Vado a pulire tutto. Ecco perché ho i guanti. Ho i guanti perché non si guida verso un luogo di pulizia senza dei guanti giusti. Noi siamo mafiosi tipo Mr. Wolf. Esatto. Stile Pulp Fiction. Bravissimi. E voilà. Ho preso tutto. E adesso andiamo a ripulire la schiena. Ho un sacco di peli. Trova un modo per entrare nella villa. Come trovo un modo per entrare nella villa, raga? Ma io devo pulire, mica devo fare Time to altre look for the cose. bodies. È ora di cercare i corpi. Io devo pulire, mica devo fare altre cose. Nessuno mi ha detto che. Posizione sbloccata piscina. Oh Holy sì! fuck, Che what a bloodbath. bagno di sangue. No, ma perché mica sono morti qua? Ma perché l'acqua è rossa? Signor Maurizio! Signor Maurizio, pulizie! Signor Maurizio! Sono venuto a pulire! Oh cazzo! Ma che ha combinato? No, Maurizio, hai rovesciato. Ma dai, ma che è sto casino? Ma ha rovesciato tutto il sugo. Down, leave me! Posso entrare in acqua? Ah, ma c'è un cadavere in acqua. Ecco perché l'acqua è piena di sugo. Ciao, Caligola! Ti seguo da quando eri una streamer con la fedina penale pulita. Ok, allora. Raga, come pulisco l'acqua? La tolgo? Dov'è il tappo? Signore, non si preoccupi, la verrò a recuperare immantinente. Secchio. Prima di tutto, si mette un secchio. Nessun coso, nessuna pulizia inizia senza un buon secchio. Ciao, brutta gente. Ciao, Merisi. Ciao, Ilenia. Tutto bene, Matthew? Idropulitrice. Magari questa pure ci può servire. Ora usiamola. Magari così? Voilà! Ha! Ecco qua! Ecco qua! Già tutto risolto. Vedi là? Vedi là? Già tutto più bello. Un po' di pulizia e nessuno noterà che qui dentro c'è stato un plurimo omicidio. Nessuno lo capirà. Perché useremo i prodotti migliori. Faremo. Oh cazzo, ho finito l'acqua. E mo? Cambia ugello. Prova la lampada UV. Ok, e dov'è? C'ho il mocio. Madonna, raga, ma io non. Vabbè, puliamo col mocio, ya. Quando l'idropulitrice non funziona più,
È tempo di utilizzare il nostro mocio. Ed eccoci qui, pronti a risolvere un altro caso di pulizia disperata. Raga, come riempio l'acqua? E lì guarda la lampadina. Ah! Ok. E cosa devo fare? La devo... Bella, ci faccio le... Ci faccio i festini con questa. La lasciamo un attimo qua. Tiè. Tanto non funziona. Cioè si accende normale mezz'ora dopo. Ce ne sono due. Una normale e una UV. Eh no, però mi dà soltanto quella normale. Vedi, ruota? No. Rilascia. Ah-ha! Amici, questa è UV. La prendo e la porto con me. Ci sono macchie? Aspetta, ci sono macchie? Oh cazzo, raga, ci sono macchie. Oh no, qualcuno ha anche sblurrato, quindi. Non solo hanno ucciso. No, dai, ma non solo hanno ucciso, hanno anche sblurrato. E io mo come faccio? Ci fai TikTok con la luce? Sì, registriamo un TikTok. Raga, come la carico questa cosa? Questa non funziona più. Equipaggio raccolta rifiuti. Ah, ok, dobbiamo recuperare anche i rifiuti. Quindi prendiamo tutta questa roba e buttiamo tutto via. Ma scusami, ma intanto la polizia non mi vede che io ho fatto casino qua. Sto ripulendo tutto il casino. Ma dai, ma devo levare tutto quanto singolarmente. Candeggina. Ma non ho l'acqua. Mi serve una... un'acqua. Cerchiamo un lavandino per il secchio? Sì. Io non so pulire un crimine, raga, non l'ho mai commesso. Questo ha fatto un festino. Beh, se con festino intendi massacrare un sacco di persone, sì. Posso levare anche queste bottiglie? No, non abbiamo bisogno. Facciamo capire che c'è stato un festino, in realtà. Potremmo far capire che c'è stato un festino, così almeno nessuno saprà. Stai cercando spunti per pulire la vasca? Non lo so. Non l'ha mai commesso, ma forse l'hai pulito. Non l'ho mai pulito nemmeno. Per ora non l'hai mai commesso. Ehi, ah, eccolo, il Fuji Fuji. Ok. Andiamo a prendere l'idropulitrice e andiamo a caricarla d'acqua. Come la metto? Ok. Ma bravissimi, amici. Siamo di nuovo on fire. Fermi. Fatemi prendere il secchio. No! Come lo prendo? Oh no. Cazzo, raga, le sirene! Le sirene! Porca troia. Spegni tutto, spegni! Spegni! Che posa tutto! Posa! Posa, Armando! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Dov'è il mio borsello dell'umido? Ecco, posso tutto. Tolgo, pulisco e finita. Svuota la piscina! Come la svuoto? Ora verrà incriminata lei. Raga! Ecco dove è stato colpito per la prima volta. È riuscito a fare alcuni passi e poi è caduto in acqua. Siamo proprio sicuri che questa sua praticità nel giocare questo titolo non sia prova di esperienza. Ma quale esperienza, che non so farla, guarda! Raga, come recupero questa roba? Allora, tieni premuto, raccogli di più. Ma io non voglio raccogliere di più. Io voglio posare. Come la svuoto? Tolga il tappo. Non ho un tappo. Come si toglie la piscina? Madannazione. Ti sei mancata un proiettile sulle scale. Dove? Dov'è? Dai comandi della piscina. Ma perché la piscina è come... Ragazzi, ma io non sono ricca. Io non so come funzionano le piscine. Dove sono i comandi della piscina? Se io fossi una piscina, dove metterei i comandi? Lì? Magari questi? Aspetta, raga, forse è qui. Ah! Interagisci. L'ho svuotata! Sì! Grandissimi! Voilà! A mestiere! Fatto! Ma ti pare che è una piscina io? E magari sì! Ok, amici, prima di tutto recupero il mio carrello. Nessun pulitore.
È giusto, senza il suo carrello. Vai, piazzalo qui. Riempiamolo d'acqua. Poi ci metto un po' di detergente. Voilà. Ho un po' di cif, raga, per pulire bene. Poi basta, solo questo? Vabbè, dai, prendiamo il mocio. Splish, splash. Splish, splash. Ma sono ancora pieno di sangue. Vabbè, chi se ne frega. E andiamo a pulire questo casino. Voilà. La polizia non saprà mai niente. Mai, dico. Forse è meglio che mi portavo il coso giù. Ora fallo cadere di nuovo. Ciao Kimberly. Mastro lì. Ci sono pure le chiavi di casa. Ok. Forse devo prendere le chiavi di casa. Oh no, sono pieno di sugo. Forse era meglio portare il secchio giù. Sì, dammi il secchio però. Posa questa roba, dammi il secchio. Lo porto giù con me. Così pulirò più in fretta. E voilà. Mocio preso. Secchio anche. Si va a pulire, ragazzi. E come le levo le macchie di sblurro? Non lo far cascare. No, no, tutto a posto. Puliamo anche un po' il signore, che non si sa mai. Signore, oh cazzo, sto sporcando tutto di nuovo. Dai, non volevo sblurrare. Mannaggia tutto. Ok. Voilà. Smaltisci i corpi non sembra molto promettente. Ma no, raga, nel senso che devo farli dimagrire un attimo. Quindi devono smaltire. Hanno mangiato pesante. Ciao Ele. Ele, un gioco molto particolare. Qualcuno ha commesso un omicidio. Noi dovremmo pulire tutto, perché è questo il lavoro che facciamo. Sono sempre tracce di sangue. Basta passare di nuovo lo straccio. Ok, quindi mi serve metterci magari un po' di mocio con il prodotto. Va, va là, che bel lavoro pulito. E a mestiere. Ma qui c'è anche del viola. Il viola è sblurro sempre. Chi lo sa? Vabbè, io nel dubbio pulisco tutto, raga. Metti che magari si trova qualche indizio. Non si deve lasciare nessun indizio. Nessuno, vi dico. Ma io voglio pulire per il resto della mia vita. Posso? Oddio, il secchio! Il viola è sempre sangue. Allora, prima di tutto prendiamo queste chiavi. Ok, le raccogliamo. Signore, però lei la deve smettere di sanguinare. È Cristo santo! Io sto a fare delle cose. Guarda lì come dabba. Guarda come dabba il signore. È morto felice. È morto facendo ciò che più gli piaceva fare. Io pulisco anche lì. Perfetto. Adesso ha anche twerkato. Eh sì. Come pulisco il signore? Madonna mia, sta piscina comunque è un casino. Ma che cazzo ha fatto questo? Ma quanto gli ha sparato? Ma tipo, ma poi perché nessuno mi viene ad aiutare? Ma è possibile che io ho un'impresa di pulizie, di omicidi da sola? Io ho bisogno di prendermi uno stipendio più alto comunque, lo posso dire. Altro che pulire il signore. Come lo dobbiamo smaltire, secondo voi? Lo devo prendere in braccio? Mi sa che il secchio è pieno di... è pieno di sugo, eh. Quindi anche Gesù se lo chiede. Cosa? Come smaltiamo il signore? Pulito? Guarda che bella piscina. Sembra nuova. Sembra una piscina appena comprata. Lo sentite l'odore? Lo sentite l'odore della candeggina che vi ha fatto sbrilluccicare tutto? Certo, c'è ancora un cadavere all'interno, ma questo sarà un problema per dopo. Noi per il momento abbiamo fatto il nostro lavoro. Prendiamo questo, lo portiamo via. Come, dove lo svuoto? Nelle piante? Lo svuoto nelle piante? Chi lo sa se lo devo svuotare nelle piante? Lo devo mettere qui dentro? Magari lo cambio con... Ha! Senso del pulitore. Cos'è il senso del pulitore? C'ho pure i sensi del pulitore. Riempi la piscina. Ah, no, aspetta, però mi serve il cadavere. Allora lo devo spostare. Signore, One lei... shot in the back, ecco. One in the head. He didn't really stand a chance. Venga con me. Venga con me, signore. A lei ci pensiamo dopo. Nel frattempo che io penso al resto della casa, signore, perché lei non si mette qui? Ma che cazzo? Ma io m'ho finito di pulire! Maronna santa, vabbò!
tutto sporco. Niente, raga, riprendiamo un altro po' di amughina. Voilà. Un po' di amughina di qua. Va messo nel cassone della tua auto. Il signore, me lo devo portare io. No, ragazzi, ma io non me lo porto. Ma quello è morto. Un po' di pulito qui. Un po' di pulito qui. Ed eccoci qui. Come nuovo. Come nuovo. Superate studio è un casino. Ma niente per me è un casino. Raga, io faccio questo di mestiere. Ma stiamo scherzante? Ok, benissimo. Andiamo avanti. Procediamo con la nostra pulizia. Però mi devo portare il secchio e soprattutto anche l'idropulitrice. Va bene. Allora, prima di tutto c'è un po' di compenetrazione, credo. Vabbè, no, dai. Ma porca Eva. Aspetta, ho fatto di nuovo il casino. Ma che cazzo. Io non posso pulire così, non posso, non si può lavorare così. Non si può lavorare. Raga, questa non si leva. No, raga, non si leva. Come mai non si leva? Strumenti per la pulizia d'aria. Puliamo l'aria. Cambia voce. Oh cazzo. E mo? Usa la spugna. Magari la devo intingere. Voilà. Funziona. Bravissimi. Bravissimi amici. Voi sì che sapete dissezionare i cadaveri. Però non è possibile questa storia, eh. Eccoci qua. Un paio di botte di spugna ed è tutto finito. Ti prego, pulisci tutto per bene e voilà! Come se non fosse successo niente. La chat ha molte esperienze. Ma ho notato, bravi, bravi. Portiamo questa dentro. Sembra una sorta di serratura elettronica. Ma io avevo le chiavi. Come faccio a entrare? Scusami, c'avevo le chiavi. Non posso entrare con le chiavi? Devo andare da qualche altra parte? Però fammi riportare le cose con me, dai. Perché a questo punto... Ok, questo lo porto... No, questo non è mio. Scusa. Dov'era l'idropompa? Idropompa? Ho perso l'idropompa. Ma ho perso tutti i miei attrezzi del mestiere. Forse li ho portati appresso? Ma chi lo sa? Vabbè, andiamo a controllare come entrare. Sulle scale leva le impronte. Ma non ci sono impronte, raga. Dove le vedete? Oh, cazzo. Oh cazzo, mi devo sbrigare, amici. Qua mi stanno per arrestare. No, qui non c'è nulla. Riempi la piscina. Ma non penso che si debba riempire, sai? Proviamo. Ma non penso che si possa fare qualcosa più qui. No. No, la piscina è vuota. E vuota rimarrà. Permesso. Qualcuno pompa? Questo dovrebbe aprire la porta principale. Voilà. Come se non fosse successo niente. Ok. E siamo in casa. Oh. Beh, qui non è successo niente. Make it look nice and clean. Oh cazzo. Poi butta le carte. Quali carte? Stavo dicendo, ah, però dai, l'interno della casa comunque è pulito. Tutto in ordine. E la bambina? Madonna, raga. Ma è lui quello che ha ucciso? Ripara. Sì, ripara. Il cazzo ripara. Ma che cazzo... No, che non è sugo. Madonna, ma è pieno di manate. Ma qualcuno ha fatto... Oh no. Ciao, Genshi. Oh no, amici. Oh no. Facciamo prima a demolirla. Raga, ma non finiremo mai. Raga, ma arriva prima la polizia. Permesso? Colpisco? Via! Sì, ma se la finisco di sfondare non è che faccio... Vabbè, non fa niente, ci penseremo dopo. È per vedere lo stato dei lavori.
Permesso? Chi è morto qui? Oh, cazzarola. No! Fuck. Ma io m'ho finito di pulire fuori. Ma che cazzo? E vabbè, niente, amici. È andata così. Rimbocchiamoci le maniche. E siamo pronti a pulire tutto. Dove si esce da questa casa infame? Che merda. Signorina? Signorina, ha sfondato il tavolo. Io mo chi cazzo ci parla con la polizia? Te. Venga qui. Venga con me. La porto via con me. Lei la butto direttamente via. Una strage comunque. Ciao Gianna, che giochiamo? Siamo dei pulitori di morti. Volevate l'esperienza di Mortuary Assistant? Io vi do l'esperienza di prima di Mortuary Assistant. Cos'è Malati di Pulito la Vendetta? Se vi piace Malati di Pulito, vi piacerà ancora di più. Bello. Vi piacerà ancora di più. Puliamo le case dei cadaveri. Allora, dov'era l'altro? Dove ho messo Armando? Armando è qui. Allora, Armando, tu vieni con me. Prima di tutto togliamo i cadaveri, raga. Poi il sangue lo spiegheremo alla polizia. Magari abbiamo avuto un flusso molto pesante. Parliamo, raccontiamo che abbiamo del ciclo che ci ha reso la vita impossibile. E per la roba spaccata useremo, non lo so, diremo, no, è gesti di ira. Prima leva tutti i cadaveri. Sì, no, ci conviene. Voilà. There you go. Bene. Armando è andato. Sì, prima i corpi. No, no, dobbiamo levare subito i corpi. Il protagonista è un uomo. Stai accusando il suo genere? Ah? Dov'è la signora? Attacked by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Venga signora, venga con me, non si preoccupi. Adesso non dovrà più pensare. Did he blame her for her husband? Dov'è? Non dovrà più pensare a farsi una doccia, signora. Va là. Non è meglio? C'è un sacco di cose brutte, signore. C'è la vita è pesante. Invece no. Le dica che ha fatto la ruota con il ciclo. Il sangue è pulito, le manca solo raccogliere i rifiuti. No, dentro. Cioè, raga, dobbiamo pulire dentro. Signora? Ok. No need to thank me. La signora è andata. Io devo spegnere questo perché adesso sto avendo un freddo maledetto. Andiamo a recuperare pure l'altra. E mo? Dove erano gli altri? C'era il ragazzo sopra. Is that a surveillance room? Una stanza di sorveglianza. Ah, ok, perché io dovevo andare a controllare anche la roba per la sorveglianza. Fatemi vedere un attimo. CCTV. Hacking manuale o hacking forza bruta? Ma no, ragazzi, ma noi dobbiamo fare un sacco di cose. Aspetta, no, usciamo da questo computer. Fammi andare a pigliare nell'altro cadavere, una cosa per volta. Mi sta venendo l'ansia. Se vengono i carabinieri e mi arrestano, io glielo faccio vedere bene a quello. Dov'era il ragazzo? Salve, ragazzo. Non voglio la sedia. Vai via. Ragazzo, venga con me. Ecco qua. Perfetto. Andiamo via. Se siamo in Italia puoi stare tranquilla. Arriveranno domani, dici? Sì, dai, raga. Secondo me ci metteranno un po' ad arrivare. Cioè, abbiamo un po' di tempo. Forza bruta nel senso che ti ribattoni finché non funziona. Sì, lo picchiamo il computer. Cosa facevi prima della streamer? Pulivo cadaveri. Non è vero. Più o meno. Più o meno. Forse. Lavoravo comunque nel campo. Ma in un campo diverso. Voilà! Ciao nannina! Signore, allora, senti. Giacomo, però anche tu devi collaborare. Per favore. Collabora benissimo. Mettiti a posto e voilà. Fatto. Il rischio di complicità in omicidio plurimo è premeditato per $10,000. Non è un grande affare. Ma $10,000 per ripulire tutta questa schifezza, ragazzi. Ma col piffero. Cioè, io mi prenderei almeno il quintuplo. Non lo farei. Non lo farei. Ma mi prenderei il quintuplo. E via. Si ritorna a pulire. Mettiamo questo qui.
È una prestazione regalata. Sì, ma, cioè, ma è pochissimo quello che ho chiesto per pulire tutto questo sfacelo. Cioè, uno sfacelo. Mica è po'. Ah, aspetta, forse posso scegliere? Detergente resistente. Riduce la velocità con cui il mocio si sporca. Detergente puro. Usalo per far rimanere l'acqua nel secchio pulita per più tempo. Vai. Un po' di detergente resistente. Sbattilo. Sì, usalo però. Raga, non lo usa. E mo? La prossima chiediamo almeno il doppio. Ti prego. Forse facciamo prezzi buoni perché stiamo avviando l'attività. E ho capito, ma è comunque troppo, troppo. Detergente potente, va. Un po' di detergente potente. Eccoci qua. Bella lì. Invece parlando di moci, quale scelgo? Mocio 1 o mocio 2? Mocio 2, dai. E si ritorna a pulire con eleganza e amore. Madonna, dovrò pulire anche tutta questa roba. Come li pulisco? Ok. Fortunatamente ho un mocio così potente che mi pulisce anche i tappeti. Agitare prima dell'uso. E l'ho agitato. Usa anche l'altro, se ne possono mettere due. E quando lo pulisco sto casino? No, raga, ma secondo me qua in questi casi mi conviene utilizzare lo spruzzino violento. Cioè, con questo pure le piastrelle squaglie. Aspetta. Spero di non aver lasciato del mio DNA in giro per questa casa. Dite che dovrei usare lo sblurratoio? Pulire fa venire il raffreddore. No, raga, ma io prendo. No, dai, prendo l'idropulente. Olà. Ok. E idropulente sia. Sì, no, raga, faccio mille volte prima. Ma si può pulire sul legno con l'idropulente? Ma chi se ne fotte? Tanto mica ci devono venire a controllare se il parquet è fatto a mestiere. Ed eccoci qua. Puliti e sistemati. Madonna, devo riordinare pure la casa? Io spero di no. Riordinare la stanza. Io poi sapeva. Madonna, che bordello. Via! Un paio di botte anche a questo bellissimo dipinto. E siamo a posto. Prendiamo la nostra idropulizione. Non è una porta, no, è un idropuli. Pulicaspita. Qua già riempito. Subito. Prima raccogli la monnezza, se no la spargi ovunque. Non sei la mia vera madre! Non puoi dirmi come pulire! Io ho esperienze in campo di pulizie! E va bene. No, io non voglio questo. No, volevo. Come si prendeva il cestino? Come si prendeva il cestino? Eccolo. Eccoci qua! E via! E via! Come lo tolgo? Mannaggia, bubba! Via! Ed eccoci qua. Ma dai, ma quanti ne ha messi? Ma questo è un gretino comunque, guarda, questo è un rincoglionito. Veramente un rincoglionito. Punto di ritiro. Ma forse il cestino è pieno? Ti prego, non mi dire che il cestino è pieno, ci ho messo solo bossoli. È impossibile che sia pieno. Prendi questo coso. Ci sono 52 rifiuti. Oh no, amici, ma perché voi leggete le cose e io non le leggo? La mia pazienza dice no, no, ragazzi. Scusami, se tengo premuto dice raccogli di più. Ma non raccoglie di più. No, non raccoglie di più. Raccoglie un cazzo. Ma mi prendo anche questa. Ah no, questa è la mia busta della munnezza. Poi la devo andare a smaltire. Gesù. Eh no, non. Perché vediamo. Perché ti blocchi? Oh no, non mi sto bloccando, giuro. Lì c'è anche un cellulare che devo rimuovere, ricordiamocelo. E mo chissà dove le devo buttare le buste della munnezza. Madonna ragazzi, ma è una casa enorme, non finiremo mai. Ok, ok, nessuno verrà a sapere, nessuno. Nessuno, sono brava a pulire, ho esperienze progresse. Ripara questa roba. Ah, ma io sono bravissima. Guarda lì, a mani lontane. Con la sola imposizione delle mani. Ok, rimettiamo la sedia a posto. E uno.
culo. E due. E tre. Eccoci qua. E quattro. Dai, ma mettiti dritta, che difficile la mia vita. Manca un'altra sedia. Forse è questa? Chissà se è questa. No, forse non ci va qui. Forse questa va qui. Non lo so mica. Riparo di Harry Potter, spostati. Sì, ma madonna mia, ma quanta monnezza. No, ma raga, c'è un sacco di monnezza. Io continuo a niente, non posso lavorare in queste condizioni. Non posso lavorare in queste condizioni. Grazie. Prendiamo queste altre cose e lo mettiamo qua. Via. E vedi che però ci stava un'altra sedia. Dove la metto questa? Dove la devo appoggiare? Magari qui? Sì, qui. E qua. Raga, io direi di ordinare. Di cominciare un attimo a ordinare. Ma dai, ma che casino ha fatto questo? Ma questo voleva rubare? Che cazzo voleva fare? Cioè, perché ha sfondato tu? Non c'era bisogno di sfondare anche tutto. Ho capito, volevi ammazzare le persone. Va bene, ma perché devi sfondare casa? Perché devi sfondare casa? Che devo fare con questo? Metti a posto. E che devo farci con questo coso? Libro di cucina. Cucinare con amore. Mi è appena passata l'influenza. Che mi vuoi far venire la ricaduta? Scusa. Non ci sono più i killer di una volta. Sì, no, ma io vorrei capire. Devo fare qualcosa con il libro di cucina? Non ho mica capito. Perché mi dà qualcosa da fare qui. Smaltire sacchetti di immondizia. Raccogliere le prove. Elimina i rifiuti. Rimuovi i mobili al loro posto. No, non c'è niente da fare qui. Vedi? Qui c'è un'altra roba da guardare. Però boh, non ho mica capito. Vabbè, noi torniamo a pulire. Torniamo a pulire. Che così una casa pulita è sempre una casa più delicata. Dobbiamo anche mettere a posto questo coso. Ecco qua. È dritto? È dritto? Per me è dritto. Per me è dritto. Prendiamo anche la nostra idropompa. Dove l'abbiamo messa? Dove ho messo l'idropompa? No, raga, non mi dovete dire che ho buttato l'idropompa. Andiamo a buttare pure la spazzatura. Madonna, pensavo di aver visto una persona. Mi sono cacata sotto. Fuori? Non lo so mica. Via! Oh no. Raga, sono rimasta con la spazzatura finta in mano. Via! Ecco qua. Perfetto. Spazzatura buttata. Andata. Quando avrò problemi. Sì, sì, sì. No, venitemi a chiamare, raga. Apro l'impresa di pulizie subitissimo. Ah, eccola lì. Cercavo proprio te, bella sbilenca. Vieni qui, fatti usare. E voilà. Un paio di botte e nessuno si accorgerà. Quello che è successo in questa casa. Io sto lavando tutto. Ma sì, ma laviamo tu. Raga, meglio abbondare col lavaggio. Oh no! Meglio abbondare col lavaggio. Se dovete fare un buon lavoro, lo dovete fare pulito. Parola di Francesco Amodori. Amodori, però. Voilà. Bello, pulito e sistemato. Nessuno penserà mai che qui dentro è stato commesso un omicidio. Nessuno. E io sto lanciando tutti i mobili per aria. Mannaggia, bubba. Ma ci sarà un altro posto, no? Dove mettere i cosi, l'acqua. Amo Dori. Sì, anche io amo Dori. Ma non diciamolo a Dori. Benissimo. Maronna, mi ha fatto un altro bordello. Io non è che posso posare una roba. Sentite, io pulisco così. Poi dopo si vede. Ecco qua. Tanto chi aveva bisogno di una tavola imbandita? Eh? Nessuno aveva bisogno di una tavola imbandita. Sono morti. Hanno bisogno solo di avere una casa pulita. E una casa pulita non equivale a una tavola imbandita. Quelli li puliremo dopo. Non vi preoccupate.
È tutto lavoro per dopo. Ma io non finirò mai di questo passo. Ho l'idropulitrice che letteralmente mi funziona a scatti. Grazie, Pipottona! Vado. Vandalismo. Ma sì, raga, sono già morti. Cosa possono farmi? Dobbiamo raccogliere tutto. Ma sì, va bene lo stesso. Andiamo a ripulire. Ma questi bicchieri li ho lasciati io. Sentite, raga, io prendo il mocio. Cioè, il vecchio mocio comunque è sempre meglio di qualsiasi altra cosa. Prima di tutto però richiudiamo questo mobile che mi dà fastidio, aperto così a metà. Non vi sembra già più pulita la casa? Eh? Guarda lì che pulizia. Guarda che ordine. Che lavoro impeccabile. Stiamo facendo più casino dell'assassino. Questo è quello che pensate voi. Ma prima di tutto io intingo. Intingo. Certificata da Yugali in persona. E poi ritorno a pulire. Eccoci qua. Quella macchia di sugo sul muro. Quale macchia di sugo? L'ho tolto il sugo. Guarda lì, non c'è. È soltanto dell'uomo nudo. Non c'è più traccia di sporco. Solo un po' per terra. Però che ci vuole? Puliremo subito. Voilà. Eccoci qua. Fatto tutto. E che ci vuole? Nessuna macchia può resistere. Ma facciamo tu. Ma sì, raga, chi ha bisogno dei bicchieri se si è morti? Non hai bisogno di bere del vino in paradiso. No? Lo diceva sempre mia zia Assunta. Sì, il telefono è una prova. Cominciamo a prenderci pure questo. Ha cercato di fare quella chiamata ma è rimasta senza tempo. Sì, io intanto me lo raccolgo però. Eccoci qua, raga. Pulita. Perfetta. Ah no, cazzo, aspetta. C'è una macchia a terra. Ok. Metto una luce giusto per vedere se... Ok, la lampada. Sì, la lampada. Maria. Raga, non mi dà la lampada. Non mi dà la lampada. Forse la devo andare a recuperare da dietro? Da fuori? Andiamo a controllare fuori. Lampada, vieni con me. Ok, l'ha lasciata fuori. E pensavo di averne di più. E dov'è? Ah, cazzo, qui c'è ancora del sugo. Qui mi sembra tutto a posto però. Perfetto. Puliamo quel sugo lì. Del muro non se ne è accorta. Muro. Quel muro lì. Ma ancora lo devo fare. Datemi un secondo. Raga, datemi un attimo. Ho pulito. Aspetta. No, vieni con me. No, signora. Venga qui. Oh. Eh? Eh? Pulito. La cucina! Vabbè, ma era pittura! È pittura! È pittura, raga! No, che non capì, mannaggia, pupà! E chi l'aveva visto questo obbrobrio? Ma che è un Pollock? Vabbè... Puliamo. È arte contemporanea. È che non... La pulizia capirà. E come la pulisco sta roba senza spaccare tutto, raga? Come ci arrivo lì sopra? Non sono abbastanza alto. Ok. Voilà. Pulito tutto. Eh? E mo non mi venite più a dire che io c'ho... C'ho delle cose che non vanno. Ok, buttiamo quest'altra roba. Che tanto a chi servono sti bicchieri al giorno d'oggi? C'è altro che devo posare? Ma sì, dai, prendiamo anche questo. Ma sì. Non si accorgerà nessuno che è passata da lì. Ma è tutto ordinato e pulito. Questa casa è così limpida che adesso potreste mangiarci per terra. Cosa c'è fuori? C'è qualcosa fuori? Ma non capisco che cosa sia. Allora, prima di tutto devo rimettere a posto le sedie. Quindi
Mettiamo una sedia qui. Ah no, devo prendere anche le bottiglie di vino. Ma porca Eva, ma ti pare mai che io devo fare tutto questo? Ma per 10.000 dollari, raga, ma io non lo farò mai più. Cioè, ma io la prossima volta voglio almeno 1 milione di euro. Altro che 10.000 dollari. Ma 10.000 dollari è un corno. Cioè, tu mi devi pagare veramente in per il resto della tua vita. Ecco qua. Ordinato, sistemato, nuovo, limpido. Guarda lì. Potreste addirittura venirci a leccare su questo piano di cottura. E come lo infilo questo? Non infila. Steriva! Pazzo! Mentre io sto facendo le pulizie, ci fai tornare a 7.20! Ma regalando 10 sub! Ma grazie mille! No, no, ruotalo! Ah, devo ruotarlo! Grazie mille, Steriva! Amici, ne mancano veramente poche. Veramente poche. Per le 7.50. Io ve lo dico! Io ve lo dico! Grazie mille, Steriva! Ti do una nasa. Come la giro questa cosa? Pulirò questo crimine anche per te. Lo prometto. Nessuno saprà mai chi lo ha cazzarola. Nessuno saprà mai chi lo ha commesso. Ok. Ok, raga, è tutto in ordine, giusto? No, affanculo pure io. Ma dai! Ma che casino ho fatto? E vabbè, da. Ok, io cammino e sporco. C'è altro? Questa sedia. Dove la metto? No, che paura. Questo è l'assassino, è il capo che mi chiama. Aspetta. Arrivo, amici, è il capo che mi chiama. Pronto? Sì, ti apro subito. Ciao. È il capo, amici. Arrivo subito, amici. È il capo del... Ciao, Mario! Sì, è il corriere. Arrivo subito. Datemi un secondo, amici. Guardatevi il... No. Guardatevi la scena del crimine. Arrivo. Marisa, prendi nome e cognome e cosa, lo denuncio subito. Ma no. Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo per direttissima e per diffamazione. Signora, i limoni, signora! Vabbè. Vabbè. Devo fare come Lino che mette le clip. Lo farò un giorno, promesso. E ho detto, scusatemi, ma dovevo scendere per forza. È arrivato il regalo di Bellotta, perché tra poco è il suo compleanno. Bellotta, se stai sentendo, non sentire. Allora,
ci eravamo lasciati in un posto lugubre, ma non per questo. Raga, ma qui c'è ancora dello Sblurs. Fermi! Fatemi finire di pulire! Ma raga, ma perché più cammino più trovo delle munnezze? Ecco qua. Adesso è pulito per sempre. Cosa gli regala? Non lo posso dire. Mettici Paco. No, no, vi voglio mettere le clip come fa Lino. Però non so come le fa e glielo devo chiedere. Appena lo scopro vi farò sapere. Ecco qua. Tutto in ordine, come se non fosse passato un uragano. Un bicchiere qui. Un bicchiere qui. Magari questo non ha il bordo, perché così almeno non cade. Questa la mettiamo qua. Io la vedo bene. La vedete bene anche voi? Per me va benissimo. Cos'è che manca? Madonna raga, ma c'è sta ancora munnezza. Ma com'è che più mi giro e più c'è munnezza? Adesso capisco mia mamma. Io adesso capisco mia mamma che si incazza. Buosa sta cosa. Dobbiamo andare a buttare pure questa munnezza fuori. Ma non è possibile. Sbaglio, è proprio buio. Sì, è molto buio il posto. Quindi hai buttato tutto per aria. Non è vero, io non ho fatto sporcherie. L'ho fatto tutto bene. Con 10.000 dollari esce un bel regalo. Sì, dai, secondo me sì. Gli facciamo un bel regalo a Bellotta. Allora, ma questa roba è ragazzi, ma perché è tutto caduto a terra? Ma perché sto ancora raccogliendo rifiuti? Ma quando è caduta questa... No, vabbè, ma se la inventano. Ma non è normale. Ma se la inventano, è finta. Quante sabbe mancano a Dracula? Steriva, siamo... Oddio. Dovremmo arrivare a 7,50 e siamo a 7,22. Quindi fate voi dei calcoli. Era la roba del tavolo quando hai usato l'idropulitore. Ma non è vero. Io sono stata molto calma con l'idropulitore. Qualcuno è passato con l'idropulitrice sul tavolo. Queste sono menzogne e diffamazioni. Io chiamerò i miei avvocati e vi farò venire a prendere. Ok, sembra tutto in regola adesso. Vero? È tutto pulito? Basta? Basta? Basta. Oh, che bello. Sono diventata Frauso per un secondo. Siamo tornati alla nostra situazione iniziale. Ciao al Nao! Ventornaus! Per un anno nel fantastico mondo dei Sastratesesord. Basta! Perfetto. Ciao Giorgio! Benvenuto! Buon pomeriggio! Una prova e un rifiuto. Ne manca uno. Madonna raga, che cacchio ne so dove l'abbiamo messo sto rifiuto. L'unico rifiuto che manca sono io. Mi devo imbustare? Vedete un rifiuto? Ciao D'Artavion! Bentornaus per 31 mesi nel fantastico mondo dei Pepsomani. Grazie mille! Aran! Questa pentola la mettiamo qui. Nessuno noterà che l'ho spostata io. Questa la portiamo in giro, dai. In cucina, mi pare. Però, raga, io sento cose cadere. Usa il secchio che te li fa vedere. Oh no, raga, ma vedo un sacco di sblurrino. Ah, no, lì va. Aspetta. Questa va qui. Deve essere messa qui. Eccola qua, a posto. E non c'è nient'altro. Sto usando i miei sensi da Portogallo, ma non... Non c'è nulla. Oddio, ma qui è ancora sporco. Via! Puliamo un altro po'. Eccoci qua. Bene. Tutto pulito come prima. Ripuliamo un altro po'. Macchie di sangue vicino al tavolo. Ah cazzo, è vero, qui. Bravi. E qui ci siamo. Non c'è nulla, i muri tutti viola. Ma viola è un colore che comunque ci piace. Va. Adesso è tutto pulito. Vero? Raga, ma manca una sedia. Ma mannaggia le sottane. Ma perché... Allora, manca una sedia. A parte il fatto che questa non si riesce a mettere bene. Ok, mettiamola qui.
Dov'è l'ultima sedia? Non ci sono più sedie da prendere. Forse una di queste sedie non va bene? No. Ciao, dottore. Ehi, dottoressa. Ciao, Fazzo! Le tue impronte. Ma io ho i guanti. Quindi tutto a posto. Non trovo la sedia. Io non so dove sia. Fammi vedere un po'. Ah, sta lì! Ma vaffan bagno! Ma lasciami stare! No, non è questa. Ma che ci faccio? Ma... raga, ma è un mistero! È questa! No. Ma io non posso andare in giro a chiedere alle sedie se sono sedie. No, non è quella! No, non è quella, perché queste sono sedie verdi. A noi serve una sedia di quelle normanne. Dei soldi! Li rubo! Nessuno saprà mai. Assassino eppure ladro. Ehi! Sull'angolo del tappeto. Allora, aspetta, prima di tutto prendiamo la lampada UVV. Cazzo, raga, ma è tutto sporco ancora. No, ma io non posso mai pulire tutta questa roba. E io devo pulire il piano di sopra ancora. Quando finiremo mai? No, no, Lino aspetta, Io devo finire di pulire questa casa. Lino aspetta. Non mi interessa. Va là. $25 e ci paghiamo... ci paghiamo la seduta di terapia dal mio terapista per... superare il trauma di questa avventura. Beh, sono ancora le 16, dai. Abbiamo tempo. Pronostico. Utilizzate un po' i vostri punti Pepsi per cose utili. Tipo, scommettete. Yukali, dai! Yukali, pulirà tutta la casa per le 16:30 o non ce la farà? Potete far partire un pronostico, moderatori? Perché qui c'è bisogno di sapere. Ok, benissimo. Fin qui tutto bene. Quelle prime missioni potevano andare un po' più leggeri. Ma porca putaine! No, ma c'è altro sblurs. Aspetta, fermi. Pulisco al volo e ci sono. C'è altro? Eh? Eh? Pare che non ci sia più niente. No, qui. Ma vaffan bagno. Via. Amici, è partito un pronostico. Se credete in me, scommettete. Se non credete in me, siete stronzi. Però scommettete lo stesso. Vedrà tutte le macchie o fingerà che la casa sia... No, non è vero. Non ho visto tutto io. Guarda lì. Adesso però è tutta ordinata. Posso dire... ma smetti. Posso dire che è tutta ordinata? Guarda lì. Perfetta. Perfetta! Ma che dico perfetta? Più che perfetta, sono stronza ma almeno mi porterò a casa i punti. Ehi! Basta bruciare la casa per eliminare le prove. Stai spendendo un sacco di prodotti per nulla. Lo so, Zed, ma fosse stato per me io l'avrei fatto subito. Non si muove. Oh, almeno il bagno è pulito. Grazie. Grazie mille. Meno male che almeno il bagno è pulito, raga. Non è andato in bagno. Dagli coi punti! Forza, spendete tutti i vostri punti su di me, ovviamente. Raga, però manca ancora un oggetto. Vabbè, dai, continuiamo qui. Vediamo un po', magari è da questo lato. Soltanto che non lo riusciamo a vedere. Mi serve l'altra pentola. Via qui, portala via. Dammi questa. Questa è UV? No, non mi serve quella UV, mi serve l'altra. Dov'è l'altra luce? Dove ho messo l'altra luce? Che io non la vedo. Perché non vedo mai le cose? Vieni con me. Katia! Sì! È sulla poltrona in salotto. Voilà! Perfetto. Cominciamo a pulire anche questo lato della casa. Ecco qui. Tirato a lucido il nostro signore. Sarà anche morto, ma... ho spaccato il vetro. Ti prego, non mi dire che ho spaccato il vetro. Non so come riparare un vetro del genere. Ah no, è un acquario. Va, sarà anche morto. Ma guarda che bello. Ti sei scordata il tavolino fuori. Ma porca puttana. E dove la butto questa roba? Raga, dove cazzo me la metto? È un tavolino.
Montalo. E che è Ikea? Oddio, dov'è il tavolino? Vieni qui. E raga, lo metto qui dentro. Magari me lo porto. Che devo fare? Me lo porto, dai, me lo porto. Mi sto già vendendo del mio voto. Dai, che ce la faccio. Secondo me lo puoi montare. Ma ragazzi, ma non sono mica bobola giusta tutto. Tieni premuto, colpisci. Mannaggia. Dai, ma tutti i pezzi che devo portare. Mannaggia, ma non faremo Natale. Non ce la farò mai. Ma tutto perché su Strunz stasera dovevo andare a sparare alla gente. Ma non ti potevi stare a ca. Ma ti guardavi una serie TV. Ti guardavi Dexter. Facevi prima. Usare il secchio. Non credo che il secchio per i rifiuti contenga un tavolo. Ce la vedo difficile. Però proviamo. E invece contiene un tavolo. Va bene, amici. Cambio di programma. Piece of trash. Va bene. Cambio di programma. Andiamo a recuperare i pezzi. Eccoci. Arrivo. Voilà. Voilà. Fatto tutto. Posa questo cestino dei rifiuti e corri verso la luce. Ok. Qui a quanto pare ci sono ancora dei rifiuti e poi devo eliminare le prove. Chissà che cosa devo fare. Guardatevi la live di Yukali. Invece di fare un omicidio di 5 persone. Appunto, cioè potevano spendere meglio il loro tempo. Invece no. Hanno deciso a tutti i costi di dover commettere un omicidio. Entra pure più di un tavolo. Ma non lo so che cosa ci entra. Io non sono abituata a commettere improperi. Allora, raga, qui mi dice che manca ancora qualcosa, però. Se io fossi una luce, mi devo prendere di nuovo la luce. Dov'è? Qui dentro. Tu vieni con me, andiamo fuori. A quanto pare fuori dobbiamo ancora raccogliere una prova ed eliminare 5 rifiuti. Quali cazzo sono i rifiuti, mo? Rifiuti? Vedo un cazzo. Ricordati del piano di sopra. Il piano di sopra non esiste. Dove sono i rifiuti? Vedete i rifiuti? Chissà se la polizia arriverà. Sì, la borsa di Mary Poppins, più o meno. Allora io prendo questa. Intanto la metto qui dentro in piscina, perché non si sa mai. Ogni cosa al suo posto. I rifiuti non te li rileva con il cestino in mano? Potrebbe essere. No, non me li rileva. O almeno, forse ci devo stare vicino. Ah! Sì! Rifiuti! Vieni! Rifiutami! Perfetto, c'è una... c'è una bottiglia rotta qui dentro. Come la prendo? Ma vaffanculo! Stai fermo! Ok, raga, è tutto a posto. Dobbiamo solo raccogliere una prova. I miei sensi di ragno mi aiuteranno a sentire la prova. Dov'è la prova? Qual è la prova che devo raccogliere? Aspetta, queste stavano qua, vero? Ok, andiamo a prendere queste, mettiamole a posto. Sassa prova. Io raccoglierei anche le bottiglie piene. Uaiù, ma io ci metto a fare la netturbina. Raga, secondo voi la prova dov'è? Dei soldi! Questi sono la mia prova. Mr. Grabby Hand strikes again. Voilà. Nessuno saprà mai che ho rubato delle povere persone morte. Allora, qui ci sono delle pizze. La prova è la pizza. Il proiettile davanti all'ingresso. Ah, cazzo. Raga, è vero. Io questo non l'avevo preso. Fatto. Mo? C'è una prova in piscina, magari? No, mi pare di no. Assassina no, ma ladra sì. Torna lì al tavolo rotto. Mi è sembrato di vedere una striscia davanti al tavolo a sinistra. Allora, andiamo a vedere. C'è una prova? Qualcuno vede delle prove? No, raga, non c'è nessuna prova qui.
Oh cacchio, c'è un'impronta di scarpa. Ma niente che il mio super mocio non possa pulire. Fatto. Ciao 1.21, ciao Nervi. È la prova costume. Dai! Ah, forse qui, incognito mode. Il signor... Ma ragazzi, ma il signore si stava facendo le whip. C'era la carta igienica. Ma allora ha fatto... Beh, guarda lì, guarda lì. Si stava facendo le pippe, ma fra l'altro si stava facendo le pippe con cosa? Sai, mannaggia sto computer. Sposta il computer. Sposta il computer. Si è compenetrato. Dannazzo, cos'è questa roba? Ma si stava mettendo il... lo svitolo sul pene? No! Aspetta, tutto a posto. È vasellina? Ma che vasellina usa? Non che io sappia, però... È giusto per capire. Mr. Grease. I soldi. Sì, i soldi no, me li rubo subito. Raga, questa non mi sembra una prova convincente. Mi rubo anche il computer. Va, prendo tutto. Ho preso tutto. Aglio in polvere. Il signore e i suoi metodi. Vabbè, magari era un po' arretrato e quindi non... Cioè, insomma, non si ricordava come si spippotta. Non c'è nulla. Niente, niente, niente. Quindi io questa prova me la chiavo direttamente nelle packes. Magari ha ucciso qualcuno da questa parte? No. Forse qui dentro. Un saluto a Federica. Ciao Cri! Un murales. Oh, dei soldi. Fermi. Io passo, io sto ruba. Io ormai non me ne frego più un cazzo di pulire. Voglio rubare tutto. Di, via, mia. Mia tutto. Ciao Ali, buon pagano, prova! Presa. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up, not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Un'avventura di troppo, Marco. Marco, piscina pulita, amici, ma siamo veramente dei king of pulizie. Siamo pronti per rientrare in casa. Maronna, cazzo, fa guai un bordello ancora. Dio mio, non finiremo mai. Dove lo pulisco il primo? No, ma dite a Lino che io non mi muovo, eh. Io devo pulire casa. Cosa fai oggi? Pulisco casa. La piscina non la riempi? Chi ha bisogno di riempire la piscina? La piscina è già piena di false speranze. Allora, io prima di tutto ordinerei questi vasi, perché i vasi hanno bisogno di essere al loro posto. Raccogliamo anche questa prova. Lui sa di noi, sta al sicuro, mio caro. Spero di essere con te presto. Certo, siete rimasti subito insieme. Va, mi prendo pure i soldi. E voilà, e anche questo è pulito. C'è qualcosa qui dentro? Uso i miei sensi di ragno. Wow, ragazzi, rubo tutto, tutto, tutto mi prendo. Tutto, è diventato payday. All'improvviso è diventato payday. La quantità di fatica di questa missione è la stessa di quando arrivi a casa affamatissimo e devi mettere ancora sull'acqua della pasta. Tu non hai idea di quanto condivida questa cosa. Io sono stanca sempre. Troppo per cucinare. E quindi non mangio. Mangio storto. Forse dobbiamo scendere. Permesso! Va bene. Obiettivo sbloccato. Dobbiamo pulire anche il piano di sotto. Signore? Oh, che schifo. Magari questo lo porto con me. Anche questo lo porto con me. È tutto incartato. Signore, lei viene con me. Venga, venga. Paghiamo il no? No. Fermi. Posso ancora farcela. Ci dovrebbe essere l'ultimo rifiuto sotto al lavandino in cucina. Vado. Ma che gli hanno fatto? Ragazzi, non volete sapere. Ho perso i peli della mia parrucca. Mannaggia tutto. Ho perso i peli della mia parrucca. Ma poi tutti nascosti. Ognuno è morto in una camera diversa. Sgocciola tutta la casa. E raga, pulirà mamma. Che ve devo dire?
A un certo punto anche basta. Mettilo sulla sdraio. No, che sporca. Devo imbustarlo subito. Via. Bye, Mark. Arrivederci. Arrivederci, Mark. Saluto Massorda, mannaggia miseria. Ma tutti in casa stavano stasera. Non potevano andare altrove. Cioè, non potevano andare tipo a mangiarsi una pizza fuori. No, tutti in casa stasera. Tutti proprio. Dal primo all'ultimo. Giusto per cagare il cazzo a me. Dov'era la... la luce? Mo l'ho persa. Luce perduta. Dove sono andata per scendere? Amici, aiuto. Ah, la maledetta sedia mancante. Eccola qui. Dove la devo infilare? Lì. Ah, devo scendere dalla cucina, vero? Era una riunione di famiglia. Sotto al lavandino, mi hai detto. Non vedo nulla. Dai, che te ne manca solo uno. Cazzo, ma è vero, devo mettere un altro mobile a posto. Vabbè, ma io mi sparo. Prendi il cestino, te lo fa vedere. Ok, allora, aspetta. Mettiamo questa qui. Ha! C'è niente. Ha! Non c'è niente. Sul tappeto. Ah, ma vaffanculo. Fatto. Fatto. Sistemata? Ok, devo mettere i mobili a posto in cucina. Portiamo la torcia con me. E io sto pulendo soltanto un piano. Cioè, io immagino il resto. Mi dovrò sputare. Cos'è che secondo voi non è messo a posto? Tanta luce per nulla. Ciao, Parmi! Ferma! Devo eliminare le registrazioni. Questo è vero. Magari con il computer a posto. Ti prego. Ti prego, ho bisogno di questo computer. No, ragazzi. Vabbè, non fa niente, lo lasciamo così. Va bene. Uno degli sgabelli in cucina. Hacking manuale. Cosa significa? 3557. Cosa vuol dire? 8. 8. Ragazzi, non ho capito. Allora, aspetta. Hacking forza bruta. Ci vedete da fa? Come va? Come va la vostra vita? Cioè, tutto a posto? Facciamoci 140 secondi di chiacchiere. È veramente fedele il 2. Tutto a posto la vostra vita? Vi racconto di quella volta in cui sono andata a pulire a casa di un amico. Purtroppo il mio amico aveva un, non lo so, un temperamento violento e quel giorno aveva fatto un po' una mattata così. È entrato in casa, ha ammazzato tutti. Quel giorno io però mi sentivo abbastanza tranquilla e desiderosa di volerlo aiutare. Vado a mettere sui fagiolini. Pagate il no? No, non esiste che pagate il no. Ce la facciamo. Una mattanza, semmai, anche quella. Guarderei anche i documenti e le immagini. Non posso chiudere. Non posso chiudere. Il padre di Laura si deve calmare comunque. Laura... Laura, io vado a fare una super merenda fit. Datemi le vostre merende. Vi do ricette di cucina, dai. Possiamo darvi, vi posso dare ricette di cucina, così almeno ci mettiamo a cucinare. E parlando di Laura, vi ricordo anche che noi la prossima settimana abbiamo Enemy Zero, quindi siateci. C'è un'altra Laura, ma è bella lo stesso. Se mi dai il cioccolato scaduto pure. No, non ce l'ho il cioccolato scaduto. Guarda che io non lo compro il cioccolato scaduto. Mi scade tra le mani. Punti troppo facili. Ma quali punti troppo facili? Ma manca un quarto d'ora. Ragazzi, io in un quarto... Io sono speedrunner nel sangue. Un quarto d'ora abbiamo finito. Cioè, fatta. È easy. Guarda, 30 secondi e voilà. Abbiamo hackerato pure l'archivio. Ci vuole niente.
del sangue, letteralmente. Mortacci sua del sangue. Speedrunner del pulito, campionessa del 98. Mi ricordo ancora il grande momento del 98 in cui ho partecipato al torneo di Cleaning Simulator e ho vinto proprio sull'ultima goccia di sangue. Una goccia di sangue di differenza tra me e il mio rivale. E io ho vinto. E io che devo fare con sta roba? Devo eliminare tutto, elimino tutto, sono tutto, elimino tutto, tutto raga, tutto, tutto, eliminato! Nei documenti, scarica, lavoro, posso vedere le foto sozze della moglie? Niente, mannaggia, manco una gioia comunque nella vita, che tristezza, ciao Filippo, il seminterrato pure, shh. Se non esiste, se non lo vedo, non esiste. Sì, magari se la torcia viene con me. Grazie. Cos'è che manca, che è storto? Ah, ma secondo me è questa che è storta. Aspetta, perché non me l'ha segnata. Ecco, aspetta, aspetta, aspetta. E non va. Ah! Non funziona comunque. Come si mette a posto? Perché mi dà qualcosa che non funziona. Però è tutto a posto. Vedi? Cioè, tutto in ordine. Quindi non... Ah, voilà. È tutto in ordine, raga. C'è niente che non va. Il mobile bianco. Il mobile bianco. Questo. E mai a posto. Back where it belongs. Me li merito questi soldi. Me li merito questi soldi. Io me li merito questi soldi. Raga, piano terra pulito. 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 Pulito tutto. Sucate. Sucatemelo. Sucatemelo. Pulito tutto. E via di mocio. Andiamo subito a scorazzare nel seminterrato. Vabbè, il seminterrato comunque è poca roba, posso dire. Poca, poca, poca roba proprio. Prendiamo questo, ce lo portiamo via. E voilà. Che cacchio, Sblurraus di nuovo. Va bene, vado subito a pulire. Dov'è il secchio? Forse il secchio dovrei portarlo giù. Lo porto con me, va. Metti mai che mi può servire. Ti prego non cadere, acqua. Grazie mille. E via. Oh, era a posto. Ora mocio, fatto, fatto. Ecco qua. Pulito tutto il sangue. Devo raccogliere delle prove. Se io fossi una prova, dove mi metterei? Ci sono altre prove qui? Ah! Trovate. Prese. Mia e mia. Easy, raga. Fatto. Seminterrato pulito. Manca solo il primo piano. Una robina. Mannaggia la puttana. Ma perché c'aveva le scarpe sporche di sangue questo? Ma che gli camminava addosso ai cadaveri? Fammi andare a prendere anche questo. Riportiamolo su. Ma gli camminava addosso. L'acqua, ti prego, non rovesciare l'acqua. Altrimenti urlo fino a Capodanno. Via! Hep, hep, hep. Un paio di botte. E sarà tutto finito. Quello che diceva anche la moglie di questo signore. Oh, benissimo. Fatto, dovrebbe essere tutto pulito. Si porta il secchio. Ma è Golf Simulator. È più o meno, però quei cadaveri. Eccoci qua. Piano di sopra. Non è successo niente. Ecco qua. No! Andiamo. Ci sarà un bagno. Sì, c'è un bagno. Grazie, Gesù. Tieni. Ciao, Fef! Grazie mille, Ventornaus, per 8 mesi nel fantastico mondo dei Pepsomani. Grazie mille. Fatto. Schiuma party. Vabbè, sì, non... T'a posto. Va bene. E via. Cominciamo da questa bellissima sedia che va pulita per bene. Puliamo bene le sedie, raga. Sui tessuti rimane un sacco il sangue ed è un casino da portar via, eh. È un casino. Quindi mi raccomando, fate in modo che soprattutto sui tappeti. Madonna mia, io dove la butto questa porta adesso?
Vabbè, prendiamoci il cellulare prima di tutto, che magari è importante. Ai fini della trama. Tiè, mi piglio anche questo. Madonna, 54 rifiuti. E io quando finirò mai? Aiuto. Ma io non potevo portarmi qualcun altro a pulire. Non potevo portarmi qualcun altro. Ragazzi del no, vinciamo anche stavolta. Ma stai calmo. Ho finito. Guarda lì. Ho già finito. Ho radunato tutto. Ma la cosa bella è che io tengo premuto, ma non toglie tutto. 10 minuti, abbiamo fede. Raga, faccio speedrunner di pulizia. Via. 3 secondi e questa stanza sarà come nuova. Non ci sarà mai stato nessun omicidio. Ho buttato l'uomo di prima? Spero di sì. Dannazione. Ok, allora risistemiamo questo. Risistemiamo questo. Opla. Opla. E anche il mobile è a posto. Devo sistemare altro qui. Sì, questa deve essere messa qui. Perfetto. Il tavolino io lo riposizionerei. Benissimo. L'accetta magari non la facciamo vedere ai carabinieri, perché non è roba, diciamo, da proporre. Io questa cosa dove la devo mettere? Vabbè, ci penseremo dopo. La busta della munnezza la lascio qua. La sposto giù, guarda lì. Che ormai ho già imparato sistemi per velocizzare il tutto. Ciao, Stilgarro Cappina. Ah, qui serve la sedia. Via. Sedia a posto. No, non è vero, non serve qui. Ragazzi, dove faccimma sta sedia? Dove la devo mettere? Non lo so. Emilio Fede. Prima o poi troveremo chi ci accetterà. Ma stai calmo. C'è del sangue sul balcone di questa stanza? No, raga, mi è caduto il brodo di sugo. Non vi preoccupate. È tutto a posto. Madonna, le manate qui sopra. Ma perché? Ordiniamo qui. Keeping calm is the best I could do. Benissimo. Beh, dai, è giunto il momento di togliere qualche macchiolina. Poca roba, comunque. Va bene, abbiamo un secchio. Abbiamo un secchio giusto per questo. Fra l'altro è anche senza detersivo, quindi dobbiamo capire un attimo che detersivo dobbiamo mettere. Mettiamo il detergente per la sporcizia. Ma mi è finito? Raga, ma dove cazzo va? Raga, mi sa che mi è finito il detergente per la sporcizia. E niente, allora faccio 8 minuti, non è vero? Ok, adesso abbiamo un mocio pulitissimo. Via. Via con la speedrun delle pulizie. Ecco qua. Maronna, però ho capito. Ma si sporca subito. Ma è inutile questo coso. Puliamo anche qui, che non si sa mai. Va, pulisci. Benissimo. E via, ritorniamo a fare il nostro sporco lavoro. Sporco in tutti i sensi. Certo, quel con il poster Live Love Love hanno fatto bene ad ucciderli. Vabbè, ma erano persone di una casa di Ikea. Non sapevano quello che facevano. Ciao Kenshiro, buon pomeriggio. Ce la possiamo fare. Abbiamo ancora una speranza. Dobbiamo soltanto togliere qualche scarpina di qui e sarà tutto come prima. Ma è lei che è morta? Era una bella signora. Ok, comodino a posto. Posso rubarmi questo? Non so perché ho rubato i trucchi della signora, però va bene lo stesso. Io perché mi faccio domande? Questa dove la posso appendere? Raga, la metto qua. Ma vaffanculo, cacchio. Dove la devo appendere questa? La metto qua al muro. Secondo me va bene. Bella. È bella, no? Ci sta. Oh. Se era brutta andava bene che era morta. No, non volevo fare. No, è per dire che è una bella signora comunque. Mi dispiace. Cioè, era così giovane. Così giovane e ancora piena di sogni e alternative. Raga, il secchio è sporco. Ma porca di quella savacca. Doccia. Via. Dove lo butto? Come lo spengo? Ah! No! Vabbè, va bene lo stesso! Svuotato! Sul tappeto come prima! La polizia risalirà al tetto. Nessuno può risalire a me.
Sono stata troppo brava a pulire. Dove stavo pulendo? Qual era la stanza? Eccola. Un po' di sapone e tutto andrà via. Voilà, un po' di Nelson. Ed eccoci qui, puliti e sistemati. Abbiamo un po' di macchiolini anche qui sopra. Ed ecco fatto. Nessuno noterà la presenza di un omicidio. Oh no, ma c'è un muro pieno di sangue. Raga, ma questo veramente, ma che cosa fa? Ma erano delle fontanelle queste persone. Non sono persone normali. Ha ucciso delle fontane. In un quadro c'è ancora sangue. Lo scopriremo soltanto con la nostra luce UV. Ecco qua. Pulito. C'è altro? Ah, qui. Ok. C'è altro? Ok, anche qui. Ricucciamo qui sopra. Prendiamoci questa lampada. C'è sporci. Ma porca. I tappeti vanno puliti. Per bene. Una seconda passata è sempre d'obbligo. Il balcone, ricordati, non esiste nessun balcone. C'è. Ma mai. C'è altro? No. Andiamo a pulire il balcone. È arrivato il turno del balcone. Ma lo faremo al volo, perché ormai abbiamo assimilato la sottile arte della pulizia esoterica. No! Vieni qui tu! Dove lo devo mettere questo coso? Io non mi... Stai fermo! Dannazione! Non ho mica capito. Forse qui? No. Qui? Ah! Forse qui. Eccolo! Fatto! Perfetto! Tutto a posto. Talmente potente che gli oggetti volano. Oh, raga, io una stanza l'ho già pulita. Se magari smetto di dare i colpi a qualsiasi cosa. 9 su 18. Vabbè, ma i mobili di questa stanza però sono tutti messi a posto. No, secondo me è tutto a posto qui. C'è solo una macchiolina qui terra, ma poca roba. E via, verso l'altra stanza. Cominciamo a pulire un po' qui, in giro. Il PC. Ma il PC è lì. L'appendiabito. Ma raga, l'appendiabito è qui. Non me lo fa spostare. No, non me lo fa spostare questo. Quindi dobbiamo andare nella prossima zona. Zona di cortesia. Allora, se io fossi un pulitore del crimine, dove andrei? Mannaggia, se faccio cadere ancora le cose. Vieni qui. Tu mi servi. Mi servi dritta. Vieni qui! La foto. Secondo me la foto. Raga, ma la foto è messa bene. Ecco qua. Guarda lì. Perfetta. Per me è perfetta. È che voi non capite. Non capite l'arte. Fatemi fare. Avete mai pulito una scena del crimine? Ah? Io so come fare. Si è incastrato, no? È tutto a posto. Ma questo stava... Madonna, io devo pulire pure la monnezza di questo, mo. Vabbè, ma questo si stava a fare pugnette. Madonna, ha capito. Ma che si beveva lui? Scusami. Quanti litri di latte si beveva? Ma che era? Right into the bucket. Un vitello. La nuova cleaning lady. Sì, è latte. Ma quanto latte beveva? Era lui? Bello, bel ragazzo, bello, bello. Peccato che abbia fatto una brutta fine. Questo green screen me lo posso fregare, che mi serve. Devo essere sincera, mi potrebbe servire. Ah, ma sono le mie pedate. Non sono le pedate dell'assassino. Mannaggia miseria, pure le mani sul coso, sul muro. Vedi, si dovevano mettere le mani da tutte le parti questi. Sono le mie le pedate. Paghiamo il no. Non è vero. Ho finito. È tutto pulito. Quello che vedete è finto. No, raga, ma io devo finire. Dite a Lino che aspetta. Io ho bisogno di capire come finisce questa storia. Vi prego. Dite a Lino che ci vediamo domani. No, no,
non posso abbandonare la mia posizione. Sono arrivata fin qui. Devo pulire. Sono e 30. Non è vero. È 30, lo dico io. Quando sono e 30, lo dico io. Via, il secchio di qua. Ok. Prendiamo la cosa sporcante. Benissimo. Poi i macchioline qui. Ok. Vediamo questo. Aggiungerei 10 minuti alla scommessa. Me li merito. Posso dire che me li merito? Io me li merito. 10 minuti alla scommessa. Me li merito. Potete dire a Lino di aspettarmi un secondo? Gli dite che è una questione di vita o di morte. Dopo questa mi dovete veramente leccare la giugulare. Secondo me sì, dai, in tutti i sensi. Sì, era una battuta. Capitela. Allora, raga, a me pare che anche qui è tutto ordinato. Certo, c'è da mettere a posto la batteria. Però, tolta la batteria, per il resto è tutto ordinato. Oddio, magari la sedia da gaming la rimettiamo a posto? Che dici, Katia? Sì, dai, la sedia da gaming a posto. Anche il ragazzo si masturbava, però vabbè, ci sta. Ma qua, che è successa sta batteria? Ma che ha passato, maronna mia? Questo dove va? Io non sono esperta di batterie. Ok, questo va qui. Il piatto. Dove lo metto il piatto? Ma che stiamo? A 4 ristoranti. Oh, raga, io non so dove mettere il piatto. Qua! Fatto! Via! Che scamma lei! C'è da spingere la scrivania? Looks fine now. Vero, verissimo. Bravi, bravi tutti. Ok, ancora non era iniziato il pronostico, è vero, raga. No, 10 minuti me li merito. Cioè, proprio sono dignitosi. Dove devo mettere questo? Dove si mette questo coso? Quante cazzo di batterie c'ha sta cazzo di batteria? Ma perché ogni volta mi trovo più batterie? Allora, ci sono i cartoni della pizza, ma non penso di doverli spostare, i cartoni della pizza. Zoom, scam, state calmi. È vero, c'era il corriere nel mezzo, raga. Non me lo merito, non me lo merito. No, non me lo merito. Io dico che non me lo merito. Cioè, volete veramente privarmi anche dei minuti che il corriere mi ha tolto? Allora, questa luce da streamer è molto bella, ma io dove la devo mettere? Raga, l'ho persa. Ah, no, è lì. Questa luce da streamer è molto bella, ma io dove la devo mettere? Qui dietro? Dove va la luce da streamer? Aspetta. Qui. No, questa è una torcia, è la mia torcia. Il corriere l'ha chiamata prima del pronostico. Non è vero, mi ha chiamato durante il pronostico. Queste sono falsità e menzogne. Non dite. La sedia della batteria e il mobile. Ti cerca Lino. Sì, lo so. Va bene, no, raga, dai. Date altri 10 minuti alla dottoressa. No, mo ci chiamiamo. Aspetta. Dico a Lino di chiamarmi. Dico a Lino di chiamarmi, amici. Non ce lo fa. Pagate il no. Pagate il no, ma non finisce qui. Io finirò questa cosa. Finirò questa cosa. Che sia detto a verbale. Sto chiamando Lino. Si può salvare in questo gioco? Pronto? Non si salva in gioco? Non si salva nel gioco?